Benvenuti a tutti oggi in questo video. Oggi sono qui per farvi vedere un haul che ho fatto da maghillaia. E ne ho approfittato perché volevo una cosa, ma ovviamente non ho preso soltanto una cosa, quindi adesso lo spacchetteremo assieme. E ne ho approfittato perché c'era la spedizione gratuita superando i 10 euro, e quindi io non ho potuto resistere, ho fatto il mio shopping, dato che è la settimana del mio compleanno. Ho deciso di farmi un regalino e prendere ciò che desideravo. Apriamolo perché non posso più resistere. Ho aspettato voi per spacchettarlo. Mi piace che arriva in questa, in questo sacco, diciamo, con la scritta maghillaia. Come al solito è super ben imbottito, quindi vedete, ha questa spugna gigante. In più cosa c'è? Ci sono dei fogli, una è l'apertura con il mio ordine e l'altro, oh cavolate, benissimo, buttiamo e apriamo. Ok, oddio, ta-ta-da, ta-ta-da. Ho messo poco perché io ho ordinato lunedì e mi è arrivato martedì, considerando che arriva dalla Spagna. In 8 giorni è arrivato. Oddio, 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 oddio. Allora, la cosa per cui ho fatto l'ordine è stato il Jumble Pencily di NYX, il Milk. Lo volevo da tanto, l'ho desiderato tanto, perché vedo che vengono trucchi meravigliosi, quindi ho detto lo voglio anch'io. E quindi l'ho preso, lo apro adesso così lo swatchiamo assieme. Se riesco. Cioè, ragazzi, vedo un ben di Dio, ve lo giuro. Sembrava leggero, invece qualcosina l'ho presa. Se non sbaglio ho preso 6 o 7 prodotti che vi faccio vedere subito. Ce la posso fare? Ce la farò mai? Ve lo state chiedendo tutti, vero? Lo so. Oh, guardate. Vabbè, classico bianco, però appunto è fantastico perché è opaco. E questo mi permetterà di fare tutti i trucchi che ho in mente, che vi garantisco che sono tantissime, quindi ti aspettavo. Poi ho preso un pigmento della, si chiama Frolic, ed è questo qui di Make Up Revolution. Me lo aspettavo un po' più grande, ad essere sincero, però volevo questo colore rosa perché io ultimamente sono fissata e mi trucco con il rosa e mi piace tantissimo provare. Volevo appunto provare per vedere di che qualità erano. Eccolo, si presenta così. Questo l'ho pagato, quello ve lo dico subito, il Jumbo Pencil l'ho pagato 5,90 euro, mentre questo qui 1,45 euro. Tutti i prodotti della Make Up Revolution base sono 1,45 euro. Aspettate che voglio provare a swatcharlo un pochino. Ta-ta-da, ta-ta-da. Wow, è un rosino chiaro, non so se si vede o non si vede, però già mi immagino come base quello bianco e di sopra questo fucsia rosa, diciamo, alla grande. Poi ho preso 2 rossetti, uno della marca Giordana ed è matte, questi con il packaging nero sono matte, e poi ho preso sempre della Make Up Revolution, che volevo questo qui, che è il cream, ed è questo bellissimo viola fucsia. Quindi prima apro questo qui della Make Up Revolution, che già conosco la formulazione perché ne ho 3 rossetti della Make Up Revolution e questo è il quarto. Ho le unghie che si stanno spezzando tutti e ce l'ho senza smalto perché voglio mettermi lo smalto nuovo, farmi il semi permanente. Ora vediamo di quanto tempo riesco ad avere, perché se mi permanente mi tira un sacco di tempo. Allora, wow,
cioè non so se in video si rende, ma è fantastico, guardate, meraviglioso lo swatch. Wow, bellissimo, cioè adoro, adoro i rossetti della Makeup Revolution, alcuni non li amano, altri li odiano, ma io li amo. E la cosa che dovete fare, per esempio, ora che si avvicina l'estate, è di metterli in frigo perché tendono di più a sciogliersi. Però guardate il colore per 1,45 € quanto è bello. Poi, Giordana, questo mi sembra che si chiama Baby Doll Pink numero 53. Ed è questo con il packaging oro, l'ho preso sempre sui toni del rosa. Fissazione del momento. Come se non ne avessi, però io vado a periodi. Ci sono periodi dove tendo per il bordeaux, alcuni dove tendo per il rosso. Questo periodo è il periodo del rosa ed è questo bellissimo colore qui. Lo swatchiamo, bello pure questo. Mi mancava questo colore, proprio questo così. Quindi fantastico. Questo l'ho pagato 1,99 € di prodotto cinese. Sì. Quindi lo proverò poi sulle labbra, vi farò sapere. Poi, cioè, ho preso pure questo qui che è un correttore bianco della Makeup Revolution, perché quello che ho per fare il contouring sta quasi terminando, che è di e.l.f. E quindi, guardate come sono elettrica, eh. Cioè, non riesco, si è rimasto vigliato, non cioè, mi passa da mano a mano e non si stacca. Ok, si è staccato, meno male. E dicevo, mi serviva chiaro perché c'è lo scuro, ma chiaro no. Di scuro ne ho tanto. E questo è il MC02 Fire. Eccolo qui. Ed è perfetto. Questo colore chiaro. Perfetto per fare il contouring. Vi faccio anche di questo uno swatch. Così vediamo anche il colore. Ed è perfetto. Vedete? Chiarissimo. Così. Buono, ottimo. Questo sembra 1,45 €. Poi ho preso altre due cose. La prima è questo di qua, che è della Wet n Wild, forse il primo prodotto della Wet n Wild che io ho, ed è uno smalto che era a 99 centesimi, l'ho preso nella sezione delle occasioni, ed è questo bellissimo color oro. E ne ho uno di Sephora, essere sincera, oro. Però mi si sta quasi seccando, rovinando, quindi siccome mi piace come oro, quindi ho deciso di prenderlo. Vedete, è un bellissimo oro metallizzato. Non lo apro perché lo apro poi per l'occasione. E poi ho preso anche un blush, che tra l'altro sia lo smalto che il blush erano dentro questa di qui. Guardate. Che goduria. Vabbè, basta. Ed è questo qui, Candy Blush, come se non mi bastano mai, io amo i blush, non avevo mai provato niente di questa marca, V7, che tra l'altro ci dovevo collaborare, ma mi hanno poi ricontattata dicendomi che avevano problemi a mandarmi le cose, non so perché, comunque vabbè, niente ci fa. E quindi ho deciso di comprarmelo io, che forse è meglio, almeno al mio piacimento. E se non sbaglio questo è costato 2 euro pure, 1,99 €. Vediamo se lo trovo. Sì, 2 euro, 1,98 €. Guardate, c'ha un mega specchio e la giardina. Vediamo com'è. Mi piace come colore, forse è un colore che non ho. Sì, ed è un color matte, quindi questo mi piace ancora di più. Legge è qui. E questo è stato tutto il mio shopping da Maghillaia. Però non abbiamo finito perché ieri mi è arrivata una collaborazione da Mondeblu, che è un'azienda della Polonia, se non sbaglio. No, Praga, forse Praga, non lo so, non mi ricordo. Comunque si chiama Mondeblu e io vi lascio tutti i link giù nell'info box e vi faccio vedere cosa mi ha inviato. Sono arrivati giusti per il mio compleanno. E dentro ben c'era questo qui,
E quest'altro cartoncino, poi dove insomma mi dicono grazie per la recensione, eccetera, eccetera. Da Praga, saluto da Praga. Così chiama Praga. Boh, comunque. È arrivato ben sigillato e qui vi faccio vedere la particolarità di queste lime. Vi svelo già che sono delle lime e che sono, a parte hanno un packaging, cioè sono decorati in modo sublime secondo me. E poi l'altra particolarità è che sono di vetro. Me ne hanno dato una grande e una piccina. Allora vi faccio vedere la piccina ed è alla sua custodia in vellutino e poi c'ha il... Eccola qui, va dal bianco a sfumare e c'ha qui sopra degli svaroschini, pietruzze, sbrilluccicanti che mi piace tantissimo. C'è pure garanzia di certificato che è Crystal Swarovski Element, quindi eccoli qui, sono Swarovski ed è di cristallo. Mi piace tantissimo il packaging perché cioè la come è stata realizzata e come mi è arrivato tutto il resto, anche per un regalo secondo me fanno la sua bella figura, però ancora non lo so, non li ho testati se limano veramente, se sono buoni, non lo so, quindi questo poi ve lo dirò più in là, li inserirò nei preferiti o nei bocciati. E anche questo è il più grande, ha sempre lo stesso effetto con il nero, il grigio e le pietruzze con gli Swarovski che sbluccicano tanto e sono così. Questa è grande e ha sempre la sua custodia in vellutino. Quindi io vi lascio dell'azienda che mi ha inviato Monteblu queste cose tutte giù nell'info box. Spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere qual è stato il pezzo preferito del mio ordine di Maghillaia. Allora, cioè, il mio pezzo preferito proprio perché l'ho preso per quel motivo, ho fatto l'ordine, il Jumble Pencil Milk, e devo essere sincera, mi è piaciuto tantissimo questo rossetto qui della Make Up Revolution, questo qui, mi piace tantissimo come colore. Fatemi sapere quale è stato appunto il vostro preferito, io vi mando un mega bacione e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!